Salve e benvenuti qui in un nuovissimo episodio su Age of Empires 4. Io sono l'Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'assedio di Zongdu. E avevamo avuto una semplice, tra l'altro, vittoria, anche se suddivisa in due episodi. E ora, senza perdere altro tempo, andiamo a vedere l'assedio di Kiev. Siamo nel 1240, quindi c'è un balzo temporale. Siamo quello del 1215, quindi 30 anni, no? 25, sì, 25 anni. 25 anni. Uno dopo l'altro i principati della Rus erano caduti nelle mani degli invasori dell'est. Solo Kiev restava ancora in piedi sulla soglia dell'occidente. Quindi andiamo a prendere Kiev. Il primo giugno 1215, la città di Zongdu, conosciuta oggi come Pechino, cadde in mano mongola. Saccheggiarono la città, inviando delle carovane cariche di ricchezze verso casa. La vittoria sulla dinastia Jin rimarrà nota come uno dei grandi trionfi di Gengis Khan. Dopo la sua morte nel 1227, i discendenti continuarono le conquiste. Suo nipote, Batu Khan, aveva gli occhi puntati a ovest. Dal 1220, una decade di razzie mongole provò che le terre rusiane erano ricche. Visto una decade di saccheggio, signore. Le battaglie avevano devastato l'elite rusiana e le loro difese erano deboli. Così, Batu Khan organizzò un'enorme forza d'invasione, determinato a trasformare i territori rusiani in vassalli dell'impero mongolo. I mongoli conquistarono un territorio dopo l'altro. Nel 1240 avevano preso di mira la grande città di Kiev. Capitale dell'Ucraina. Kiev era un gioiello tra i principati di la Rus, il centro del sapere, del potere e del benessere. Il cugino di Batu, Munke, fu messo al comando delle forze d'avanguardia, pronto all'attacco. Gli storici narrano dell'ammirazione di Munke per la splendida Kiev, e per questo era riluttante a distruggerla. Munke inviò un emissario in città per esigerne la resa. Il comandante in capo di Kiev rifiutò e uccise gli emissari mongoli. Munke non si sarebbe fatto mancare di rispetto. Il suo esercito arrivò alle mura della città per l'attacco. L'arma d'assedio a destra è inutile. Non avrebbero avuto alcuna pietà. Si chiama spingarda e servirebbe teoricamente, se non mi gioco, contrastare le altre armi d'assedio, ma fidatevi, non serve a un cazzo. È proprio inutile come arma. L'ho provato a usare più volte e cazzata, la Rus non ha armi, non ha mura di pietra, è una cazzata, ok? Tutta la Rus non può costruire mura di pietra, le può solo costruire una versione di una palizzata, quindi un muro di legno più forte, ma rimane una palizzata, signori, quindi... Che merda che abbiamo le mura di pietra, che merda, se no avrei potuto sfondare direttamente gettando torce infuocate. Però la Rus ha delle forti torri d'avamposto, no? Quelli che vedete sulla destra e sulla sinistra. Però il problema è che proprio costruendo queste mura di legno loro non hanno nemmeno la possibilità di attaccare torri alle mura. Ma credo che qui ci sarà un'eccezione perché sono figli di puttana, insomma. Infatti se la giocate come civiltà è molto difficile da usare, infatti la Rus di solito viene definita come una delle civiltà più deboli in realtà. Ma senza perderci il chiacchiere, giochiamo direttamente. L'incursione di Munke a ovest portò l'esercito mongolo verso la città di Kiev, la via d'accesso per l'Europa. Il comandante di Kiev si era rifiutato di arrendersi, lasciando a Munke una sola scelta, conquistare la città con la forza. Questo che cazzo è? Che strano trabucco è questo? Perché me l'hai montato lì? Che palle, non posso fare i cosi.
cinema. Ok, voi sarete lì. Lento ma inesorabile, signori. Lento ma inesorabile. Intendo i trabocchi. Vedete, fanno pochi danni, però forzano il nemico a scendere allo scoperto. Questo direbbe veramente un'arma devastante. No, 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 no. Voi mettete qui. Qui, qui dietro. Facete fare il lavoro spot qua ai trabocchi. Ciao, piccolo Murloc. Ma devi tacere. Ok? Quanto ti posso uccidere? Ah, ne arrivano altri. Dai, 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 distruggete tutto. Dov'è il secondo trabucco? Secondo trabucco dove cazzo è? Guarda se non mi devono far bestemmiare. Dove Cristo è finito il secondo trabucco? Ma io non lo so. Altro trabucco dove è finito? Dove cazzo è finito l'altro trabucco? No, questa roba mi fa incazzare onestamente. Fa incazzare non poco. Dove ho perso l'altro trabucco? Ok, dai, giù di frecce. Dai, ragazzo, dai. Questo non capisco il perché non vuole attaccare. Ecco, ora ti stai montando, grazie al... Puttana Eva, mi saresti servito 10 anni prima. Dai. Butta giusto cazzo di muro. Gli arieti li odio come arma. Ok. L'esercito mongolo fece breccia nei cancelli di Kiev e marciò sulla città. Ma io non voglio costruire l'accampamento. Munch Khan invitò il suo popolo a portare l'accampamento mobile, mentre le sue forze mettevano in sicurezza un'area apposita. Che due palle. L'area immediatamente dietro al cancello principale di Kiev era scarsamente popolata, ma ricca di risorse. Più avanti si trovavano 3 distretti fortificati: la città esterna, la città interna e un ricco distretto commerciale. Il Khan era determinato a punire l'atteggiamento di sfida di Kiev e non si sarebbe fermato finché l'intera città non fosse stata rasa al suolo. Ok, quindi dobbiamo cercare 3 centri. Dimmi che questo è quello commerciale, te ne prego. Più che altro la Russia sembra molto agguerrita in questo caso.
Vediamo qui che ci hanno dato. Allora, abbiamo una bella yurta. E direi di posizionare qui, perché no? Abbiamo un bel centro città che non ci serve sotto l'influenza. Quindi ti direi che me lo piazzi qui. No, ma che merda è questa? I mongoli allestirono il loro accampamento, pronti a continuare il loro assalto a Kiev. Che palle, lo posso dire? Che luogo di merda mi hai dato? Un luogo del cazzo, inutile questo. Scuderia me la piazzo qui. Voi mi costruite qualche pascolo qui. Due, tre pascoli, bastano e avanzano. Migliorare la produzione delle strutture vicine. Per 15 secondi, che cazzo me ne faccio di 15 secondi, onestamente? Dovete continuare a costruire, non vi ho detto costruite uno solo, dai ragazzi, dai. 12. Ma mi scusi, ma quello è un mercante. Mazzami un po' sto sì. E dai cazzo. I mongoli eliminarono un convoglio di rifornimenti di Kiev e tennero per sé le risorse. Che risorse sono? Utile. Direi che già mi produci mangudai. 4 mangudai, cioè non sono qua 1, 2, 3, 5, quindi 10. Voi e 12 ci sta che mi mettete tutti a lavorare. Ne produci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Li useremo per minare. Del resto io mi direi anche che ne andate un po' tutti a raccogliere. E speriamo che arrivino altri convogli della Russia, onestamente. Quello che vorrei andare ad attaccare il primo di tutto è quello a sud. Voi mi servite tutti per prendere un po' di risorse. La cavalleria e i mercanti vicino a un avamposto tengo 15% di città per 20 secondi. Cazzo di roba inutile mai questa, onestamente. Quindi spogliano l'intero... interi cespugli, in men che si dica. Non che producano moltissimi cespugli, però sono sempre qualcosa in più. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. Qui ora... mi costruisci un... mercato. Perché sì, è la nostra unica speranza di sopravvivenza, onestamente. Quindi mi butti giù un mercato. Cazzo, mi butti giù un mercato posizionato anche fuori così a culo, onestamente. Non lo devi buttare qui per forza. Tu mi fai un'altra cavalleria qui. Un'altra non riesce a ficcare. No signore, perché sta sto merda di coso qui. Posizioni più giù. Quindi abbiamo 3. Ok, vai a prendere un po' di oro. Così qui produciamo tutti solo esclusivamente mercanti. Piazzi qui e me ne fai 7. Siamo tutto loro per garantirci una più mercanti possibili. La legna nemmeno te la vado a raccogliere, onestamente. Voi tre, andate a prendere loro. Voi uccidete le pecorelle. Però dai, 4 di voi mi consegnano questo cibo. Scusate, qui. Che dov'è? E mi andate a prendere un po' di legno. Voi. Non so quanto ci convenga abbandonare l'accampamento, onestamente. Ok.
Quindi boh. Per fare un altro pascolo quanto ce ne serve? Cioè. Ok. Arriviamo a 100, mettiamo un altro pascolo perché evidentemente non bastano i pascoli. Ok. Mentre possiamo anche salire di livello. Totale mia stranezza. Livello 3 abbiamo uno. Kurultai, quando il Khan si trova nelle vicinanze, il Kurultai guarisce tutte le unità danneggiate vicine e fornisce un bonus di metà. Seriamente hai il coraggio di fare una roba simile? Che fanno? Copiano gli arcieri della steppa mongola? Non sapevo che la Russia avessero cavalli. Onestamente non l'ho mai giocato. Come civiltà si intende. Allora, abbiamo attacchi da tre fronti. E non è una cosa positivissima. Ma facciamo finta di niente. Tra l'altro voglio vedere un mercante di ritorno quanto ci fa guadagnare. Questo ci conviene cominciare a usare gli esploratori per dare un'occhiata in giro. Quanto ci dà di ritorno? 68, la miseria. È letteralmente la miseria. Voi. Funge da yurta. Il loro riposto presso questo luogo storico aumenta del 50%. È tipo utilissimo. Voi vi fermate. A questo punto mi fai la ridotta della steppa. Qui sembra proprio un castello. Funge da yurta. Non ho idea del perché. Però va bene. Sembra un castello, una fortezza. Non io, ma veramente mi stranea proprio. Cioè, una fortezza che non serve come fortezza, ma serve per accumulare l'oro. Ok. Ti dico, va bene. L'utilità forse è che si può spostare in giro, quindi... Insomma, ogni volta che troveremo una miniera saranno più 50%. Tirate un attimo. Mi fate sicuramente. Sì, funziona tutti gli effetti come yurta. Può essere utile perché può essere spostato. Stai zitto, piccolo murlo. Lo so che è una cazzata, in realtà, come luogo storico fa schifo. Però ci si accontenta. Sì! Era ora. Lanciere a cavallo è utile. Era ora che potevamo potenziare questi stronzi in accappatoio, perché onestamente guardate, stanno in accappatoio su dei cavalli. Era ora poterli potenziare. Quindi mi piazzi qui. Me ne fai un 9, ne posso fare unicamente. Commerciare, vai, cazzo ti devo dire. A questo punto mi porti la roba qui, così buttiamo giù lui. Al momento che non posso essere così attaccato, avere le robe così attaccate. Diamo un'occhiata qui giù, cosa abbiamo? Murloc, lo so. Sarà un suicidio, infatti lo è già un suicidio. Il chiude.
Arvaçta, hoş hal Arvaç, hamı kurtlara. Dai. Ma seriamente li stanno chiamando tutti questi problemi, questi quattro stronzi messi in croce? Oh, credo che sia ora di fare un po' di fanti così a caso. No, 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 ma che cazzo state facendo? Puttana troia. Yaga. Che piaga. Ci servono più lancieri possibili. No, 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 dai cazzo. Siate reattivi, dai cazzo. No. Dai, che arma di merda che sei. Riesci ad attaccarlo senza farti attaccare? Non è difficile, lo assicuro. L'uovo è pure esaurito, il piccione. È abbastanza traumatica questa partita, lo ammetto. Non c'è tempo che facciamo un esercito e prendiamo un po' più di aria. Ma qui c'è direttamente anche un altro campamento, per questo ci arrivano direttamente gli attacchi in casa. Però io ti direi che inizia a farmi lancieri a cavallo. Ok. Tu mi fai... Il rumore è assordante. Non so se era normale. No, 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 vabbè, ciao piccolo. Cosa faceva questa freccia? Abbiamo esaurito tutte le risorse in zona. Credo che sia più che ora di trovare un'altra zona fertile. Sì, dobbiamo per forza spostarci. Minchia, che palle però, eh. Un attimo di respiro, eh. Dovete attaccare, non vi dovete mettere accanto. Certo che non li capisco proprio come cazzo ragionano. Ok, diciamo va bene. Siamo nella merda, però diciamo comunque va bene. Loro l'abbiamo finito. Fabbro, nemmeno parliamo di farne. Ci manca il cibo, puttana Eva, il cibo. Quando mai ci è mancato il cibo? Non può più dirci rimango, dai.
E poi paradossalmente abbiamo anche abbastanza oro per produrre. Cazzo di uccidere. Anche perché di oro ne abbiamo anche una rifornitura costante. Venticinque uomini è un po' poco, onestamente. Poi potremmo provare a intercettare e entrare in questo villaggio. Quantomeno qui. E qui vedo un'altra bella risorsa di oro e pietra. E ci viene utile spostare l'accampamento un po' qua. Ok, tu che non stai producendo, tu non stai... Ah no, tutti bene o male stanno producendo, dai. Almeno questo mi conforta. Dai. Perciò si sfiva. Aumenta la creazione di vicino. Cos'è l'ultimo dei cavalieri? Allora, ti direi che... Ah, che palle. Quello che non volevo fare, attirare più stronzi verso questa zona. Ok che sono 32, ma sono 32 merde, quello è il problema. Che sono 32 grandi guerrieri. Voglio investirli con la cavalleria. Per poi ritornare qui, radunare l'esercito e dire di fare una prima spedizione punitiva verso il villaggio vicino. Fammi un altro mangio, dai. Ok, ultimo cavaliere. Cioè, dai, questi due a cavallo ce li prendiamo. Riselezionarli con l'uno e direi di provare a fare una spedizione verso sud nel mentre salviamo. Bel salvataggio, ce lo facciamo. Dai. Ah, nel mentre pure i contadini a combattere, bravi bastardi. Ok, dai, uccidetemi questi bastardi. Facciamo breccia qui. Dai, dai, distruggiamo un po' tutto. Ok. Così tutto diventa più bello, più sano. Mentre io ho visto uno che faceva avanti e dietro. Ci conviene falciarlo. Anche perché... Puttana troia. Puttana troia. Io provo un odio viscerale per voi bastardi. E voi continuate perché dobbiamo trasferire l'accampamento qui al centro. Però ci viene utile, prima di questo, distruggere le mura qui.
Detto prendere anche questa zona. Allora, vai così. Ok. Ok, diamo fuoco alle case, a tutto. Dai, 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 falciate questi bastardi. Non abbiamo così tanto tempo, signori. Ho una paura fottuta che da un momento all'altro ci fanno tipo un'imboscata da dietro. Qui teoricamente già lo stanno facendo, Suppongo che questa caserma sta contando a produrre stronzi, sapete? Dai che ci servono queste risorse. Ed di questi, e di questi. Ok. Ovviamente riprendiamo voi che siete l'uno e scendiamo a valle. Perché diventa tutto più caldo come colore? O sto sbagliando? La mia impressione. Guarda questi due stronzi, dai. Ma brutti bastardi. Ma dove cazzo spuntate? Da dove cazzo spuntate? Oh, Radial solo qui. Eccoli. Siamo più o meno sicuri. Stanno sputando tanti guerrieri come se non ci fossero domani. E ora tutta questa zona possiamo dire che è liberamente esplorata e sicura. Direi di trasferirci prima. Ma sì, ci conviene prima lì. Non so se ci conviene prettamente qui o qui. Direi qui. Sì, meglio lì, dai. Meglio qui. Qui è già tutto esplorato, quindi spostiamoci qui. Ma, fatto ciò, signori, sono purtroppo costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio.